La qualità di questa webcam incorporata fa schifo. Cioè, io meriterei un pollice in giù solo per la qualità, lo so. Lo so, lo so, è inutile che scrivi quel commento. Cancella tutto, premi quel tasto finché il commento non è sparito. So che la qualità di questo video fa schifo. Però quel che conta veramente è il messaggio che ho da darvi. Io, per quelli che ancora non lo sanno, che non hanno letto i miei recenti post su Facebook, a proposito, mettete mi piace alla mia pagina fans. Ecco, per quelli che non lo sanno, io ho aperto da poco un mio negozio a Bibbiena. Un mio negozio di PC, di computer, di tutto, di videogiochi anche a Bibbiena. Sono agli inizi, quindi sono ormai 2 giorni che ci sto sgobbando, pulendo, mettendo manifesti, appiccicotti, cosi, Babbi Natali anche, perché devi giustamente anche leccare il culo alle feste. Quando tu hai un negozio, è proprio è una consuetudine leccare il culo a tutte le feste, Pasqua, la Befana, tutte quelle stronzatine, insomma. Avete capito il senso, eh? Insomma, sono indaffarato fino al naso, non qui, proprio così. C'ho già i primi clienti e la cosa sembra perlomeno per ora andare piuttosto bene, e ne sono molto contento. Ragazzi, niente, il mio consiglio quindi è di mettervi in gioco. Se voi, tipo me, avete la voglia di iniziare a lavorare per conto proprio, quindi di mettervi in proprio con una vostra attività, io vi consiglio calorosamente di provarci, di mettervi in gioco, perché la crisi c'è solo se voi non vi rendete conto delle possibilità che ci sono, perché ci sono le possibilità. Non è che è impossibile guadagnare e ricampare. Se tu sei veramente bravo e capace ad una determinata cosa, che sia PC, videogiochi o altro, per carità, fatelo, mettetevi in gioco, aprite un vostro negozio. Anzi, oggi come oggi, farsi assumere equivale a prendersela in culo, perché cosa succede? Te vai ad una ditta già ricca che se ne strafrega di te, chi se ne frega di chi sei, ti danno 500-400 euro al mese e ti mandano a fare in culo, punto. Te sei uno schiavo, un sottoschiavo di un altro schiavo che a sua volta è schiavo di un altro. C'è la piramide, e la piramide in cima c'è uno stronzo come ciliegina, c'è lo stronzo, il sacchetto di merda legato proprio così. E poi ci sono gli schiavi che si guadagnano bene, poi i sottoschiavi, e poi c'è la feccia che non guadagna una sega. Quella feccia siete voi, ma non per... è così, non dovete farvi assumere a meno che non avete altra scelta. Io vi consiglio di mettervi in proprio. Se voi avete delle capacità da vendere, vendetele, come sto cercando di fare io con questo mio negozio, questo mio nuovo negozio che ho aperto 2 giorni fa. 2 giorni fa ho preso le chiavi, ho preso questa grande responsabilità. È un bel negozio grande, c'ho 2 vetrine, spero che alcuni di voi passeranno a farmi visita, mi farebbe molto molto piacere. E niente, spero che tutto vada per il meglio. Che dire, sono indaffarato, devo occuparmi di 1000 cose, c'ho già i primi PC da sistemare. Niente, questo è un video per dirvi questo. Che niente, questo negozio si chiama Ace Media. Ace Gamer era troppo videogiochi, quindi ho deciso, facciamo una cosa, una via di mezzo, Ace Media con sottocategoria Ace Gamer, perché noi infatti ai videogiochi ci giochiamo la sera, dopo il lavoro giustamente viene il gioco, e penso che la formula possa funzionare. Niente, fatemi visita, venite a trovarmi. Niente, ci vediamo alla prossima, perché anche se lavoro, adesso lavoro realmente, proprio c'è da fare, troverò sempre comunque quelle 2-3 ore per fare i video su giochi di merda e tutto il resto, state tranquilli. Io non me ne vado da nessuna parte, anzi, questo è solo l'inizio.